9 marzo 2019, una data da ricordare perché segna l'evento numero 5 di Venator Fighting Championship. A distanza di 10 mesi dall'ultima apparizione, torna quindi la promotion più importante d'Italia per quanto riguarda le Mixed Martial Arts, e io ho l'onore di commentarla come al solito assieme al massimo esperto di questo sport in Italia, in Europa e forse anche oltre, Fabrizio Forconi. Troppo buono Luca Lotrecchiano, i veri complimenti vanno fatti al Venator 5 che ha messo su questa card spettacolare con dei match davvero unici nel suo genere nel panorama europeo e forse in questo caso anche sul panorama internazionale, visto che abbiamo un match titolato tra due personalità già conosciute del Venator. Il primo inquadrato in questo momento è Antonio Roberto da Costa Rodriguez, o più semplicemente, così come si vuole far ricordare lui, più semplicemente come Tony Fox, un atleta importante. Come dicevo prima, abbiamo già visto nel maggio 2018 al Venator 4 contro Luca Puggioni in una vittoria lampo, una chiave al tallone in soli 49 secondi del primo round. Tony Fox è un grappler puro, potremmo dire, prestato con grande successo nell'MMA, infatti il suo record ad oggi vanta 9 vittorie e 4 sconfitte, fatto un po' in giro per il mondo, un atleta davvero molto valido, che per questa edizione, per questo titolo, sarà contrapposto ad un'altra incredibile personalità italiana e del mondo. Assolutamente sì, Leonardo Zecchi, Leonardo con l'arte, questo è il suo ring name. Lui ha un record molto importante, 15 vittorie a fronte di 9 sconfitte e un pareggio. Viene da Cervia in Italia, 39 anni, e questo sta a dimostrare l'enorme esperienza di questo atleta qui, a 878 centimetri, e appartiene a uno dei team più importanti. Qui vediamo l'head coach inquadrato con la giacchetta arancione, pendentello rosso, stabile, un carattere stabile, fight team. Il Filippo Stabile, mentre il team di Tony Fox è niente team, meno, insomma, un po' il portantello, diciamo, Nogueira. Il Nogueira team è rappresentato, abbiamo visto all'inizio, non l'abbiamo sottolineato abbastanza, al maestro Marco Bruschelli, insomma, lui è un po' il ponte con il Brasile, soprattutto con questo grande team. Adesso la parola all'annunciatore d'eccezione e poi definiamo i contorni che hanno portato a questo incontro. Al match numero 8, un incontro valido per il titolo interim dei pesi piuma di Venator FC, al limite delle 145 libbre sulla durata di 3 round da 5 minuti. Questo match è offerto da Vercesi Holding e E20 Produzioni. Vi presento l'atleta all'angolo blu, viene dal Brasile, si allena e rappresenta il team Nogueira. Con un'altezza di 177 centimetri, un peso di 144,3 libbre, ha 32 anni e uno score professionistico di 9 vittorie e 4 sconfitte. E al suo secondo incontro in Venator Fighting Championship, Antonio Tony Fox da Costa Rodriguez. All'angolo opposto della gabbia ottagonale, all'angolo rosso, viene da Cervia e rappresenta lo Stabile Fight Team ed è già pluricampione Venator dei pesi leggeri. Con un'altezza di 177 centimetri, un peso di 144,9 libbre, a 39 anni, uno score professionistico di 14 vittorie e 9 sconfitte. Il nome di questo campione è Leonardo Leo Zecchi. Arbitra l'incontro Lorenzo Spoto. Allora Luca, dopo la presentazione d'eccezione da parte direttamente del presidente Frank Verenda, quali sono il perimetro di questo incontro? Allora, questo è il titolo interim dei pesi piuma, perché il campione ufficiale è e a tutt'oggi ancora rimane Federico Mini, però è stato istituito perché Mini ha protratto
la sua assenza dalla gabbia Venator, quindi è stato istituito questo titolo interim tra Tony Fox dopo l'impressionante vittoria su Luca Puggioni, quindi quasi una scelta internazionale d'obbligo. Leonardo Zecchi invece, da campione dei pesi leggeri, è voluto scendere nei pesi piuma proprio per provare l'assalto a prendere, diciamo così, un altro titolo, non in contemporanea rispetto a quello dei pesi leggeri, ma un altro titolo. Perché? Perché ha voluto lasciare spazio ad un compagno di team che sempre in questa card provava l'assalto ai pesi leggeri, che era Danilo Belluardo. Quindi lui ha lasciato vacante il titolo sperando che fosse il suo compagno di prima a prenderlo e è sceso nei piuma contro Tony Fox per provare tentare questo assalto. Vuole al diventare titolo quindi interim, al oh titolo attenzione interim. Intanto per un secondo ha avuto l'opportunità di quasi di prendere la schiena a Tony Fox. Vuole diventare champ anche sì, se non anche se champ diciamo molti sì. Lo contestano come termine perché viene utilizzato per quando il titolo viene fatto in contemporanea. In realtà stiamo parlando davvero di di ghirigori particolari, perché dovesse prendere questo titolo è un champ perché ha vinto già un titolo nei pesi leggeri e ne avrebbe vacante, un altro, ma il compito diventa davvero molto difficile perché sembra aver quasi chiuso una rear naked choke Tony Fox, molto chiuso, mamma molto mia chiusa. Attenzione, attenzione, tap out. Un'altra vittoria lampo da parte di Tony Fox, un grappler quasi puro, guarda qui da replay, preso questa amata Leao in maniera impressionante. Al primo minuto e 15 secondi del primo round. Un minuto e 15, Luca. Vince per Rear Naked Choke l'angolo blu, Tony Fox! Vince quindi per Rear Naked Choke. Ed è nuovo Tony Fox, che Venator, in due match non ha nemmeno portato a casa un round, praticamente. Sì, neanche mezzo round. Nemmeno mezzo round. Neanche mezzo round, vittoria complimenti, importante, complimenti, titolo interim che adesso dovrà difendere contro Federico Mini, cintura consegnata direttamente dalle mani di Mara Borella, atleta della US, l'unica donna italiana. Titolo interim, giustamente grande emozione per lui. E insomma Mini avrà una gran bella gatta da pelare per unificare queste cinture. Forse la vera chiave di lettura per provare così su carta a disinnescare Tony Fox è quella di provare a non incappare nel suo grappling, di tenerlo a distanza, ma insomma da questo lato del microfono è facile fare delle congetture. Staremo a vedere, Luca. Staremo a vedere. Dopo i convenevoli e qualche foto, un piccolo dialogo con Mara Romero Borella, al quale potrebbe aver chiesto l'autografo, chissà, uno scatto insieme. Eccoci tra poco, qua con il eccolo qui, l'intervista. Nuovo vincitore di categoria Tony Fox, per l'occasione tradurrà il presidente Frank Merenda. Tony, prestazioni spettacolari, questa è la tua seconda vittoria, sempre per sottomissione qui al Venator. Dici che cosa provi con questa cintura in spalla? Primeiro vou agradecer todo o público que se fez presente aqui. Sem vocês não acontece esse evento. Que o público que fala a gente vem aqui dar um show. E agradecer o Frank. Agora falando sobre... Volevo ringraziare tutto il pubblico che è venuto qui questa sera, perché è grazie a voi che c'è potuta essere questa manifestazione, grazie per l'accoglienza, ok? Ed è veramente un piacere essere qui in mezzo a voi e aver potuto fare questa lotta. Che acontece, pessoal? Eu treino muito, eu assisti todos os vídeos do Leonardo, todos os vídeos mesmo, tudo que ele fazia, qualquer coisa, ainda me deu um golpe ali que eu senti, mas estava preparado, muito bem preparado. E eu faço jiu-jitsu desde os meus 15 anos. Da última vez que eu me apresentei aqui, eu mostrei um jiu-jitsu agressivo, peguei em 40 segundos. E prima di venire qui ho guardato tutti i filmati possibili che ho trovato di Leonardo, perché sapevo che era un grandissimo guerriero e ho fatto in modo di arrivare preparato il più possibile e ho cercato di mostrare il jiu-jitsu per come noi nella nostra scuola lo mostriamo, nella maniera più determinata, più aggressiva possibile, pur sapendo che Leo era un avversario straordinario.
que acontece? Então, continuando. Eu treino muito. Eu treino nessa posição todos os dias. Os meus treinadores da Tino Nogueira, mestre Fábio, todos eles me deram essa base que eu fiz hoje aqui dessas posições. Eu fazia 50 vezes para cada lado na minha casa. Tem um tatame na minha casa, eu fazia todos os dias com um amigo meu. E cheguei aqui e executei e saí com êxito. E eu sou o melhor e quero lutar na categoria de cima. E questa tecnica che mi avete visto utilizzare contro Leo questa sera, in realtà devo tutto a maestro Fabio che mi ha insegnato il team Nogueira. L'abbiamo provata 50 volte al giorno, una volta per lato, e quando sono venuto qui mi è uscita in maniera naturale. Voglio continuare a combattere a Venator nella categoria superiore. Un applauso a Tony. Vou agradecer a Itália novamente. Fui bem recebido novamente. Eu tenho um carinho muito grande pelo país de vocês, pelo povo, pelo Frank, pelo Venator, o evento que me acolheu, me deu oportunidade. E o que eu puder fazer pelo evento para divulgar, eu vou fazer. E Tony ringrazia ancora, ringrazia tutto il pubblico, ringrazia noi ovviamente per l'opportunità, ringrazia per come lo avete accolto nonostante non sia italiano, e cercherà di continuare a essere qui con noi a Venator, di farci grande pubblicità e di tornare per darvi tanto spettacolo con la sua tecnica. Un grazie a Tony, un applauso al nostro nuovo campione.